Cantante kazako dalla atleticità vocale impressionante, un'estensione decisamente incredibile, si parla di 6 ottave effettive, le ho misurate, devo dire che quelle sono. Si vede nominato da alcuni youtuber e in generale divulgatori come il miglior cantante del mondo. Chiacchierando così facciamo un'analisi fatta, insomma, abbastanza seriamente da un punto di vista tecnico, stilistico e artistico. Ho sentito degli acuti in pianissimo, veramente formidabili, in un mood tipo falsetto, ok? Quindi diciamo che sembra un po' una cantante lirica donna. E secondo me quello è proprio il figo della sua voce, i colori più belli, di tutto il repertorio di suoni che ha, proprio perché danno questa idea di una vocalità androgena, non si capisce a che punto finisce l'uomo, a che punto inizia la donna. E secondo me questa è la cosa più bella che fa, ecco, la cosa che mi è, la cosa, se devo dire una cosa che mi è piaciuta è quella. Da un punto di vista prettamente tecnico, diciamo che predilige non utilizzare meccanismi costrittivi, non ho sentito niente di particolarmente stretto, ma anzi tutto piuttosto leggero, aperto, seppur sostenuto. Quindi passa da una vocalità, un mood di tipo, vabbè, chiaramente tutta la parte comoda, un meccanismo 1, voce di petto. Sostenuti su un belting andando verso le note più acute. Da lì si slitta facilmente verso una vocalità di tipo falsetto sostenuto, falsettone. E per andare oltre, fino ai fischioni, ok? C'ha questi fischi, prende delle note al limite del pianoforte. Stilisticamente possiamo dire che punta a raggiungere una bellezza sonora, una eufonia, con un gusto tipicamente classico, cioè bei suoni, potenti, proiettati, molta forza. Ed è quello che essenzialmente riesce ad esprimere più o meno in ogni punto della sua estensione, dalle note più gravi, che nonostante siano al limite della sua estensione, lui comunque ci tiene a sostenerle in qualche modo, a farle sentire sonore. E così, insomma, per la parte centrale, media, acuta, su tutta l'estensione lui cerca di sprigionare il massimo del colore, degli armonici e del timbro. Vengo a rispondere a una domanda che sento fare spesso, ci sono tanti video che discorrono su: è Dimash il cantante più bravo del mondo? Qualcuno ha già scelto di sì, chiaramente l'ha scelto per sé, dicendo è il cantante più bravo del mondo e viene, insomma, diventa subito questa qua una notizia da condividere per cui per qualcuno lui sarà il cantante più bravo del mondo. Qualcun altro, qualche insegnante di canto cerca di analizzare la cosa e quindi anche io dico la mia. È il cantante più bravo del mondo Dimash? Assolutamente no. No, basta. Basta il cantante più bravo del mondo, non se ne può più. Ma non Dimash, ma nessuno. Non è il cantante migliore Freddie Mercury, non è il cantante migliore del mondo Michael Jackson, non lo è stata Aretha Franklin, non lo sarà mai nessuno, non ce n'ha più voglia nessuno di sentire queste cose. La domanda può essere: è il cantante con la voce più atletica del mondo? Ma sì, può anche essere. Ma che cazzo me ne frega? La verità è che purtroppo la gente con queste cose ci si flippa e io sono il primo a saperlo perché ogni tanto ritiro fuori il mio video con le multifonie. Multifonie, cantare due suoni contemporaneamente, perché so che attiro qualche curioso. Però perché poi spero che la curiosità li porta ad ascoltare le altre cose che dico, che sono quelle che poi contano, che hanno, ecco, che si possono utilizzare. La multifonia, voglio dirvelo una volta per tutti, non serve un cazzo di niente. Ma tornando a noi. Questo artista non è lui che si è definito il cantante migliore del mondo. Diciamo questo sfogo è nei confronti di chi va a cercare queste affermazioni, no? Non si fa, cioè, voglio dire, siamo nel 2019, l'abbiamo capito che al mondo siamo tanti e c'è un sacco di gente brava, c'è un sacco di cantanti che coprono un sacco di estensione, alcuni che hanno dei suoni potentissimi, ognuno ha le sue abilità, ma non ce ne frega niente. Noi siamo qua per fare
si spera, si presuppone, lo slancio è quello, fare arte, cercare di fare qualcosa che abbia un che di artistico. Cosa vuol dire? Io non so come la vedete voi, però per me fare arte è comunicare qualcosa. Si può anche voler comunicare dei fuochi d'artificio ed è sicuramente il suo, la sua prerogativa. E se io avessi le sue abilità, probabilmente lo farei anch'io. Chissà come cavolo si diverte andare sul palco e cantare un Mi 8. Voglio dire, è figo, vai lì, spari un missile, la gente spalanca la bocca. Ma poi, credo che lo sappia anche lui, non è in grado di interpretare Show Must Go On come la interpretava Freddie Mercury. E nemmeno come la interpreta ora Adam Lambert. Parte centrale della sua voce, che poi la parte centrale della sua voce, ma per tutte le altre voci sarebbero gli acuti, non è così solida e convincente, non è paragonabile all'originale da tanti punti di vista. Dal punto di vista sonoro il suo mood risulta essere un pochino sbilanciato, nel senso che è leggermente schiacciato, povero dalla porzione bassa degli armonici, quindi leggermente acidognolo, e in qualche modo non c'è quel controllo che si necessiterebbe in quella zona, che è la zona viva della voce. Non è bellissimo fare un paragone, però viene un po' da sé. Un po' si tratta di una cover dei Queen, un po' stiamo cercando di capire se è il miglior cantante del mondo, dobbiamo fare dei paragoni. A mio avviso non è paragonabile né con la versione originale dei Queen e nemmeno con la versione che adesso, insomma, calca qualche palcoscenico di Adam Lambert. Per cui, se in definitiva posso dirla mia, fra l'artista semidivinità che si slancia nel cielo sparando acuti di fiamme metri e metri sopra la folla e riceve l'applauso, e l'artista essere umano sfigato, segnato dagli acciacchi e dalle piccole gioie di tutti i giorni, magari un po' marcio, un po' malandato e anche con poca voce, io scelgo lo sfigato.